Ciao a tutti, siamo in pieno inverno, è gennaio, fa freddo, molti di noi si dedicano all'inizio di preparazione per la stagione 2021, come lo facciamo solitamente con delle lunghe uscite di fondo, esercizi in palestra per la forza negli arti superiori e arti inferiori, prevenzione degli infortuni, ma qualcuno desidera comunque cimentarsi con delle competizioni e in questo caso noi oggi parleremo di ciclocross. Ma tutto quello che diremo oggi andrà bene anche calato poi nelle tutte quelle discipline che possono sintetizzarsi in sforzi brevi e intensi. Il ciclocross è una disciplina che in Italia sta prendendo sempre più piede, sempre più fan e sempre più atleti che si cimentano con essa. Dura dalle 30 ai 60 minuti a seconda delle categorie di appartenenza. Ovviamente in questo breve lasso di tempo bisogna dare tutto, non c'è tempo per tirare il fiato per sgranchire un po' le gambe, magari qualche piccola discesa, impossibile. Bisogna dare tutto, dall'inizio della prima curva fino alla fine. Ovviamente questo presuppone un dispendio energetico di un certo tipo. Il substrato energetico che utilizzeremo durante questo tipo di sforzi sarà principalmente di carattere glucidico, quindi carboidrati, e bisogna essere pronti in partenza ad avere i serbatoi pieni per non andare incontro a problemi di tenuta, anche se lo sforzo è breve. Quindi come gestire il tutto? Innanzitutto partiremo dall'idratazione. È fondamentale idratarsi anche se è inverno, anche se non si suda, anche se le bici da ciclocross sono sprovviste spesso di portaborraccia, quindi non si beve durante la gara. Bisogna quindi assumere una giusta quantità di liquidi prima della manifestazione stessa, nelle ore precedenti. Un buon metodo è prepararsi una borraccia di acqua tiepida. Ricordiamoci che siamo in inverno, usare acqua ghiacciata non va bene per lo stomaco, può essere un problema per chi è un po' debole di stomaco, e misceliamo un po' di Endur, che è una miscela maltodestrinica e con fruttosio, con un ottimale rapporto tra questi due zuccheri che ci permette di fornire tanta energia al nostro corpo. Per quanto riguarda i cibi solidi, invece, ovviamente durante una gara di questo tipo è impossibile alimentarsi, oltre che inutile. Possiamo però farlo anche qui nelle ore precedenti. Le partenze di queste gare possono essere di prima mattina, ma poi anche essere dilazionate nel primo pomeriggio, a seconda appunto delle categorie di appartenenza. Un buon metodo è quello di mangiare qualche barretta nei momenti di preparazione, di warm-up, di riscaldamento. Abbiamo diverse scelte, dalle più caloriche come il Monster Flapjack, anche con il rivestimento, in questo caso con lo yogurt, ma esistono anche al cioccolato, al caramello e mille altre soluzioni per tutti i gusti, oppure i Country Crumbles che sono un po' più piccoline, sempre con marmellata e gusti alla frutta, a mio avviso deliziose. Poi da vedere un attimino come assumerle. Ovviamente non vado ad assumere una barretta da 100 grammi nei 5 minuti precedenti alla partenza, partirei con un mattone nello stomaco. Prima della partenza di solito io assumo un piccolo gel, in questo caso il 4 Energy Gel. Qui mi aggiunge altre circa 100 calorie al mio serbatoio, è molto digeribile, va benissimo anche per questo tipo di sforzi massimali fin da subito. Ma perché bisogna alimentarsi anche se lo sforzo è così breve da non consumare completamente le nostre scorte di glicogeno? Beh, semplicemente perché il nostro corpo comincia a ridurre le proprie performance fisiche molto prima di arrivare a sbattere contro il muro. Quindi noi non ce ne accorgiamo, ma già quando abbiamo consumato un 25-30% del nostro serbatoio di glicogeno muscolare ed epatico, cominciamo a ridurre la nostra performance atletica. Ovviamente questo non può andare bene in un'ottica di gara, di manifestazione agonistica. Dopodiché, a fine gara, reintegrare con ovviamente nuovamente liquidi, sali minerali. Anche un buon tè caldo può essere una buona soluzione per riscaldarsi dopo un'ora tutta nel fango, nel gelo, e poi un po' di proteine e carboidrati per ripristinare le scorte di glicogeno, recuperare prima e essere pronti magari per la seconda gara del giorno successivo o per l'allenamento di scarico o il lungo o qualsiasi altra cosa decidiate di fare.